Il tempo è la voce di mia madre. Per lei era sempre il momento di finire qualcosa. Il tempo femminile, senza tempo, caldo e concreto. Il primo bacio, il primo amore, il sapore delle labbra di lei. Sono passati 20 minuti o 20 anni. L'ho ancora nel cuore. Uno spessore morbido, quello che cerco ancora nel mio vino. I ricordi che avremo scorrono già adesso. Gli odori, le emozioni, la materia di questa terra ocra profumata, che a stringerla sembra commuoversi, terra che trasporta nel tempo i suoi frutti, colmi di memorie antiche e di promesse future, cristalline come questa luce bianca toscana, immobile, che imprime le emozioni nell'anima e le sigilla. Gli amici di stasera, gli amori di domani, io, noi, siamo tutte queste cose che si mescolano come granelli di sabbia nello stesso istante infinito. Essere contemporanei, condividere i pensieri. Il peso di tutti noi fa sentire ciascuno più leggero, ognuno con la sua pagina di storia da far leggere agli altri. Pagine antiche, moderne, che differenza fa? L'uomo è coevo dell'uomo. Il tempo non esiste, è solo una dimensione dell'anima. Il passato, in quanto non è più. Il futuro non esiste, in quanto deve ancora essere. E il presente è solo un istante di separazione tra passato e futuro.